Gentili amici di Cuneo 24, a tutti buonasera. Possiamo dire che continua questo bel tempo, solo che se fino adesso sono mancati anche i temporali di calore, quelli del pomeriggio, serali, probabilmente, non dico domani, ma nei prossimi giorni, in forma molto localizzata, torneranno. Quindi credo che sia questa l'unica modifica importante a questo tipo di tempo che vedete. Completamente anticiclonico, proprio anticiclone Doc, quello delle Azzorre, non è mischiato al momento con altri anticicloni che possono portare temperature che non sono le nostre. Quindi godiamoci queste temperature perché saranno veramente di stagione per la Liguria e per il Piemonte, ma anche per altre regioni. Questo fronte qua darà solo qualche nuvola così di passaggio, ma guardando verso il nord del Piemonte, verso il Verbano, verso la Val d'Ossola, magari lì qualcosa darà, però il basso Piemonte sarà lasciato stare. Previsione: io direi che tutti i giorni avremo un cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, di pomeriggio magari diventerà tra poco nuvoloso e nuvoloso, saranno cumuli che si costruiranno sui monti più alti e qua e là ci potrà scappare entro la serata un piccolo rovescio, un piovasco, forse un colpo di tuono, ma in forma veramente che non dovrebbe disturbare più di tanto. Un vento generalmente debole o moderato occidentale. Per lo zero termico attualmente è tra 4.300 e 4.400, nei prossimi giorni, domani già potrà abbassarsi a 4.000 metri e poi 3.800 per il fine settimana. Ecco, magari per il fine settimana, sabato e domenica, potremo avere qualche nuvola in più, ma anche in questo caso senza che arrechi troppo disturbo. Le temperature stazionarie elevate, ma con temperature giuste, almeno fino a tutto sabato, domenica in lieve calo, ma 1 grado, massimo 2, il che non è una cosa grave. È tutto, amici di Cuneo, buonasera.